Buoni nerazzurri, una buonasera dal Meazza da Roberto Scarpini. Immagini bellissime quelle che arrivano dallo stadio Meazza, i bambini delle 19 nazioni che stanno partecipando alla Coppa del Mondo Intercampus, tutti sul rettangolo di gioco, tutti che stanno salutando i grandi campioni del Napoli e dell'Inter. Momenti bellissimi quando la squadra del Camerun ha incrociato Samuel Eto'o, praticamente questi cucciolotti gli sono saltati in braccio perché la tentazione era troppo alta. Squadre che ancora stanno passando e noi intanto andiamo a guardare quelle che sono state le scelte dei due tecnici per questa partita. Squalificato José Mourinho, panchina Baresi, e allora vediamo qual è la scelta dell'11 iniziale. Rientrano Samuel Ekivu in difesa al posto di Córdoba e Santon, che avevano iniziato la gara di Cagliari. E allora Giulio Cesare è il portiere, Maicon Lucio, Samuel Ekivu. Per la terza volta questa la linea difensiva utilizzata dall'Inter nelle prime 5 giornate di campionato. Stankovic, Cambiasso, Zanetti in mediana, Sneijder dietro Eto'o e Milito. La formazione invece del Napoli: De Santis fra i pali, il modulo è il 3-5-2, Santa Croce, Cannavaro e Contini tre della linea difensiva, Maggio, Zuniga gli laterali, Gargano, Bogliassino e Amsic i tre in mediana, Lavezzi e Quagliarella il tandem offensivo. Calcio d'inizio sarà per il Napoli, si giocano tutte le altre gare di Serie A, è iniziata la partita, tranne Genoa-Juventus, posticipo del turno infrasettimanale. Parte la traiettoria, Sneijder, palla dentro, colpo di testa, il tiro, la mischia, palla dentro, Eto'o! Inter in vantaggio, il Raleone, Samuel Eto'o, Inter 1 al minuto 2, Napoli 0. La zampata sulla linea, la palla che danzava dentro l'area piccola, quasi sulla linea, sugli sviluppi del calcio d'angolo. E l'Inter va in gol, rivediamo Sneijder, il colpo di testa di Samuel, manca l'impatto Milito, di tacco, Cambiasso la manca e sotto misura Eto'o la mette dentro. Si distende subito la manovra con il Drago, controlla, si gira, scambia con Pupi. Largo Maicon, eccolo l'ha servito, Zuniga scala immediatamente a chiuderlo, uno contro uno, e allora l'uno contro uno ingolosisce il colosso che va dentro da solo, salta un uomo, un secondo, il taglio dentro, Milito, e solo il tiro, è gol, il principe, che palla Maicon, al minuto 4, Inter al raddoppio con Diego Milito, quinto gol in campionato. Mamma mia, Maicon si è ingolosito dall'uno contro uno, è andato dentro, taglio, assist, taglio, bellissimo, pallone dentro, posizione regolare, si dispera Morgan De Santis, se ne ha d'onde, rivediamo la Lazzarete, Maicon va dentro, il taglio, Milito, piattone e gol. Tanta roba, si dice così. Attenzione, Kivu che se ne va, cambia gioco di esterno sul binario di destra per Maicon che salta Zuniga, va dentro, guadagna il fondo, cross, attenzione! Cannavaro, poi Zuniga in acrobazia allontana, Quagliarella di testa, la gioca per Amsic, di testa, Maicon intercetta, Dechi, ancora Eto'o, palla fuori per Sneijder, carica al destro, il suo tiro fuori, applausi per quest'Inter, partenza al veleno per i nostri ragazzi, partenza al veleno dei nostri ragazzi. Palla fuori per la conclusione che potrebbe tentare Bogliassino, c'è la parata a terra, molto ben calibrata di Giulio Cesar, buona questa conclusione. Al minuto 11 un corner con l'Inter che è un po' troppo schiacciata nell'area di rigore in questa circostanza, si deve girare Quagliarella, chiuso, palla fuori per Gargano, Lucio! Esce lui con rapidità, poi Milito, scambia con Eto'o, Lucio che aiuta, attenzione Maicon, calma ragazzi, rimpostiamoci, guarda Sneijder qua da solo, lo vede Maicon, lo cerca, lo trova, calibrato, limite dell'area, Wesley può andare dentro, chiama la palla Milito, attenzione, siamo al limite, si deve girare, lo attaccano in tre, arriva Eto'o, palla fuori, che Inter ragazzi. Dechi con il petto, Sneijder parte in dribbling, cerca di andare, la palla fuori per Eto'o, un rimpallo, arriva Maicon, il tiro! E la palla scalda quasi i guantoni di De Santis, palla che termina alta al minuto 15, Inter ancora il tiro alto, la conclusione di Maicon, ma ghiotta opportunità ancora per trovare la via del gol, qua ha calciato molto bene.
Attenzione, parte la traiettoria, colpo di testa e Giulione in calcio d'angolo. Una palla schiacciata di testa da Quagliarella che sbuca bene in mezzo ai nostri due giocatori. Occasione per il Napoli questa, con la risposta pronta da parte di Quagliarella a girare questa palla schiacciandola. Sneijder, parte la traiettoria, secondo palo, Lucio, è gol, 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 Lucio! È il suo colpo questo, è il suo colpo questo, colpo di testa al 32, gol del 3-0, meritatissimo per quello che è stato un inizio di stagione eccezionale di Lucio. Inter 3, Napoli 0, tutti in piedi ad applaudire questo fuori classe, Lucio! Grandissima azione di testa, guardate lo stacco su Santa Croce, schiaccia il pallone, De Santis se lo trova in mezzo ai piedi, imprendibile per il portiere, ed è il gol del 3-0, bene ragazzi. Parte la rincorsa, traiettoria sul secondo palo, dove cerca il tiro, c'è il gol del Napoli, regolare di Lavezzi. Il tiro sporco di Contini trova una palla lisciata, quasi colpita molto male, trova dentro l'area piccola Lavezzi che va a mettere in rete per il gol del 3-1. Vedete che c'è Cambiasso che è sulla linea di porta, lì un po' tutti sorpresi su questo tiro e lui è rimasto tutto solo. Zuniga può avanzare indisturbato sulla corsia di sinistra, scambia con Quagliarella, Marcucciu capisce tutto, poi Maicon, poi Dechi, si può ripartire con Stankovic che mette in movimento Eto'o che gli rende palla, superstrada per il Drago, va dentro e applausi, applausi, palla che va a lambire il palo, non ha avuto la forza, il coraggio, non so, di fare ancora un passo per guadagnare un'ulteriore posizione offensiva. Ha cercato il tiro immediatamente, peccato perché poteva nascere un'opportunità ancora più ghiotta, ma bello il movimento con Eto'o che gli ha aperto una superstrada. Parte la traiettoria di Maicon, palla a giro sul palo lontano, il colpo di testa di Lucio, Wally, il suo tiro, mamma mia, il salvataggio a portiere battuto e la palla che va in calcio d'angolo, ma nuova occasione da gol per i nostri, un taccuino assolutamente vuoto nel corso del secondo tempo, se non questa conclusione di Walter Samuel, salvata da De Santis, salvata da De Santis. Inter che raggiungerà quota 13 punti in classifica con questo successo, una gara in più rispetto alla Juventus che di punti per il momento ne ha 12 e un punto in più rispetto alla Sampdoria che ha perso a Firenze per 2-0. E allora attenzione, attenzione a Maicon, scampoli finali di gara, Mantino, Ivan Ramiro, attenzione, si gioca solo al Meazza, ci dicono, Bologna-Livorno 2-0, palla lunga di Giulio Cesar per Mancini, di testa per Pupi, Pupi per Maicon, tutto di testa, un fallo forse, Aronica recupera questo pallone, poi Lavezzi, Lavezzi attaccato da Cucciu, prova l'azione personale, allarga sulla destra per la corsa di Zuniga, Zuniga che cerca di andare al cross, parte la traiettoria sul secondo palo, Maicon mette il pallone in calcio d'angolo per il nono corner, ma non c'è tempo. E basta così, l'Inter liquida il Napoli con un perentorio 3-1, frutto di un grandissimo primo tempo, una gara che nel primo tempo l'Inter ha gestito, ha divertito, ha fatto gol, ha creato occasioni, nella ripresa la gestione del match che praticamente non ha offerto spunti e che non ha visto praticamente quasi mai Giulio Cesar dover fare qualcosa. Complimenti ai nostri ragazzi, ricordiamo il tabellino, Eto'o al minuto 2, Milito al minuto 5, Lucio al minuto 32, il gol della bandiera di Lavezzi al 39, tutti a casa con una bella vittoria, contenti per questo 3-1 della nostra Inter. Grazie per l'attenzione, lì nello studio.